Si dice che la cosa più importante di un viaggio sia non smettere di farlo. Nonostante la crisi economica, il turismo mondiale continua a crescere senza sosta. Nel 2013 più di 1,87 miliardi di viaggiatori hanno attraversato il pianeta. E se è vero che di numeri si tratta, in questo piacevolissimo business alla fine ciò che conta sono i comportamenti di chi si muove, le abitudini dei viaggiatori. Soprattutto quando si avvicina l'estate e insieme alla voglia di partire cresce lo stress per capire dove, come e con chi andare in vacanza. Un pianeta a disposizione non è poi così facile da gestire. La scelta di una vacanza è dettata moltissimo dall'esperienza che ognuno di noi cerca di trovare in un luogo. Oggi Dubai è la destinazione che va per la maggiore, fantasmagorica, che unisce una natura meravigliosa del deserto con progetti incredibili dal punto di vista architettonico e di nightlife. Mi ricordo le prime volte che andavo a Dubai, mi capitava di andarci a distanza di 3-4 mesi l'una dall'altra e non trovavo mai la stessa città, ossia ha avuto uno sviluppo urbanistico e architettonico talmente veloce, talmente unico, penso, nella storia delle città moderne, che non è paragonabile a nessuna città. È passata da poche centinaia di migliaia di abitanti a 20 anni fa a circa 3 milioni adesso, ma piano piano sta arrivando anche a Abu Dhabi. Si sta sposando di più con la cultura. Difatti a brevissimo verranno inaugurati il Guggenheim Museum, il Louvre e tutta una serie di centri per la cultura medio orientale, europea e americana che non avrà uguali in nessun'altra parte del mondo. In più Abu Dhabi ha un mare stupendo perché sposa su delle isole. Oltre a Dubai va per la maggiore l'Oriente, quindi la Thailandia, anche se ha risentito di piccole ripercussioni per i fatti che conosciamo tutti, l'Indocina, quindi chi ha un po' più di budget può avventurarsi in fantastici tour tra Cambogia e Laos, Bali, specialmente per i ragazzi giovani che amano la vita notturna o il surf, e Sudafrica e Safari. New York e gli Stati Uniti che non perdono mai. Sicuramente per viaggiare internet aiuta ad essere veloci e ad accorciare distanze e budget. Ma ci sono mete che non sono facili da gestire senza l'aiuto e l'esperienza diretta di un tour operator. È come quando ci si rivolge a un atelier. Il mio vestito sarà totalmente differente da quello che è venuto prima o da quello che è venuto dopo. Ciò significa che si cerca di capire quali sono le esigenze e i piaceri dei futuri ospiti, cercando di andare a creare un prodotto ad hoc, su misura, per la persona che si rivolge a noi.